Futsal contro Cima 1, un pezzo di storia del calcio a 5 di Campobasso, due squadre molto blasonate che si affrontano. Questa volta è il Cima ad essere primo in classifica, da solo al comando, mentre la Futsal con soli 3 punti deve risalire la china e si affida a mister, il neo mister Amoddio. La Futsal parte col piede giusto, questa azione di Cioccia però è neutralizzata da Cascone e dopo un minuto è lo stesso Cioccia a liberare il tiro, ma il pallone finisce sull'esterno della rete. Con il passare dei minuti il Cima comincia a premere di più. Qui è una bomba di Capitan Caiazzo, alta sulla traversa. Dopo qualche minuto ancora Caiazzo, il servizio per De Simio, una serie di dribbling ubriacanti, poi Caiazzo prova il diagonale, murato anche in questo caso. De Simio, il diagonale, dopo due minuti il pallone esce di poco e poi una punizione insidiosissima del bomber della Promoservice Cima 1, senza però esito. Il Cima attacca, si espone a qualche inevitabile contropiede della Futsal, come in questo caso, ma l'azione sfuma. La Futsal gioca di rimessa, si difende con ordine, ma non disdegna di provare a colpire la formazione di De Simio e compagni. Azione da calcio d'angolo, siamo al 12° minuto del primo tempo, azione da calcio d'angolo della Promoservice Cima 1. Vediamo De Simio, libera un tiro, Camarda proteggeva comunque il settore sinistro della sua porta. Manes, bella la triangolazione con De Simio, Manes il tiro deviato e solo la traversa salva la Futsal. Sul conseguente calcio d'angolo è strepitoso, a dir poco strepitoso, il portiere della Futsal Camarda su buon gusto. Insiste il Cima, Camarda c'è ancora sulla botta di Caiazzo. E poi quasi allo scadere della prima frazione Brunetti lancia Cioccia e non trova il tempo per chiudere il triangolo. Manca poco alla fine del primo tempo, è entrato anche Iacofano che prova con un diagonale, la palla però esce fuori. Brunetti su punizione, bomba, non va. Finisce in pratica qui il primo tempo, risultato di 0-0, il Cima ha spinto di più ma non è riuscito a segnare. Nella ripresa ci vuole senz'altro uno scossone e maggiore precisione lì davanti se la formazione di Sassano vuole portare la vittoria. Ed è iniziata la ripresa. Vediamo subito il Cima con De Simio, bello il dribbling, il tiro è un volo, quello di Camarda, splendido, che poi si ripete dopo un minuto. Incredibile il portiere della Futsal, il migliore in campo in assoluto. Futsal che poi prova a colpire, bello il numero di prestigio di Cioccia, ma il pallone esce di pochissimo. Inizia in modo spettacolare questo secondo tempo, ancora un'azione pericolosa con De Simio, poi Grassi prova a correggere in rete e nell'occasione il super portiere Camarda, oggi veramente super, resta a terra. Il Cima continua a spingere, vediamo Grassi a tu per tu, un tiro e fiacco. De Simio libera una botta ma il pallone esce. In pratica c'è solo Promoservice Cima 1, qui uno splendido taglio al centro, ma Terriaca non arriva. E poi De Simio, serve Caiazzo, poi il tiro dopo una deviazione, nulla di fatto. C'è solo il Cima, anche in questo caso bello il taglio di De Simio, ma Grassi non arriva. Poi ancora il tiro, Caiazzo, Grassi a tu per tu, Camarda straordinario, merita gli applausi di tutto il pubblico dello Sturzo. E in pratica Cima 1 contro Camarda in questa fase. Manes, guardate la rabbia di Manes che lamenta un fallo, rabbia nei confronti del direttore arbitrale, ma si prosegue. C'è un momento di pausa prima di riprendere la gara dopo il time out. Caiazzo dà indicazioni ai suoi compagni. De Simio ci prova,
e Camarda ancora una volta a togliere letteralmente il pallone dai piedi di Terriaca. Punizione, Caiazzo col piede, Camarda, poi viene fischiato il fallo, ma oggi il portiere della Futsal è insuperabile. Quando sembra fatta è la traversa a dire no al 18esimo, il Cima comincia a innervosirsi, la gara si fa molto dura, guardate che brutto fallo per Desimio, è il sesto però, è il tiro libero che può regalare a 4 minuti dalla fine la vittoria per la formazione di Sassano. Desimio contro Camarda, bomba di Desimio, è ancora Camarda a parare, incredibile cosa ha fatto oggi pomeriggio questo portiere. Caiazzo, bomba di poco fuori, è un assedio, ma non crolla il muro della Futsal. Desimio, gran tiro, nulla di fatto, mancano ormai 3 minuti, vediamo Desimio, serve buon gusto, illuminante il tiro e il gol, illuminante passaggio di buon gusto e gran gol di Terriaca che al 28esimo minuto della ripresa, ovvero a 2 minuti dalla fine, porta in vantaggio e regala di nuovo il primato in classifica alla Promo Service Cima 1. Esplode il tifo dello Sturzo, anche oggi la palestra piena di supporter soprattutto della Promo Service. A questo punto è la Futsal che vuole reagire, una staffilata di Brunetti al 29esimo e nell'occasione Brunetti si fa anche male, viene subito soccorso e poi c'è ancora il tempo per un nuovo tiro libero, settimo fallo e per un nuovo errore dal dischetto proprio allo scadere di Desimio. Il Cima 1 ha vinto 1-0, una gara durissima nella quale gli uomini di Sassano hanno giocato per vincere ma sono riusciti a passare solo nel finale. Testa della classifica confermata, il prossimo appuntamento per il Cima 1 è difficile, a Sant'Elena. Alla prossima.